Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart e Lorenzo da Ponte. Per me un capolavoro assoluto. Per me una opera lirica veramente rivoluzionaria in ogni senso. Una prima cosa rivoluzionaria era, per esempio, che Mozart e da Ponte volevano scrivere questa opera senza una commissione. Musicalmente, già l'inizio, la sinfonia, che è stata scritta solo pochi giorni prima della prima esecuzione, è una sinfonia che sta per se stessa. Allora, una cosa molto molto interessante, anche perché questa sinfonia è una delle più corte della storia delle sinfonie di un'opera. Musicalmente anche altre cose, per esempio la famosa aria, la prima aria di Figaro in forma di un menuetto, ma un menuetto quasi di caricatura. Un'altra idea che trovo molto affascinante e forse singolare è l'idea di scrivere un'aria, per la Susanna in questo caso, che in verità un dialogo, un duetto e forse un terzetto. In questa opera si trovano in ogni parte, in ogni voce dell'orchestrazione, cose importanti, cose nascoste forse, io direi una psicologia, una psicoanalisi della storia, dei contenuti anche rivoluzionari, perché si trova tutto nella musica. Per quanto riguardano questi dettagli, posso dire che mi ho trovato molto molto bene con l'orchestra e abbiamo passato dei giorni pieno di belle esperienze musicali. Questa opera è una sfida per tutta l'orchestra. Sì, così abbiamo già lavorato durante le letture molto in dettaglio e ho trovato tra l'orchestra, tra i professori dell'orchestra, una grande curiosità di capire meglio lo stile mozartiano. Riusciamo a fare tutti i dettagli musicali, il fraseggio, l'articolazione, i colori dell'equilibrio. Un brano come Le nozze di Figaro si può solo realizzare se c'è uno spirito comune musicale. Ci sono delle forze umane in questo libretto, soprattutto la gelosia, che è una forza molto molto potente, molto forte, che funziona come motivazione per tanti dei personaggi. La gelosia porta fuori e porta avanti azioni, reazioni. C'è la vendetta, un tema eterna della lirica, e l'amore, chiaramente, la forza dell'amore. Ma alla fine si tratta del perdono. Dopo tante esperienze individuali di tutti i personaggi, è il conte che cambia il più, il suo carattere o la sua attitudine, il suo comportamento. Questo è il momento anche musicale dove per me tutta la musica e il senso della musica cambia, porta con sé i valori dell'umanismo.